Prima di questa conversazione, che è anche una ricerca archeologica, perché tanto ieri che oggi siamo nel solco di questo progetto archeologico, il tema appunto è la voce, ma la voce come problema filosofico. Si tratta di un problema non scontato perché, come sapete, raramente la voce è stata affrontata come problema filosofico. Però invece noi sappiamo che gli stoici, che sono i primi che nel pensiero classico si concentrano sul problema del linguaggio, gli stoici, appunto, abbiamo delle testimonianze in cui dicevano che de vocis nemo quam philosophi tractant, cioè la voce è il problema per eccellenza dei filosofi. E in questa testimonianza la connessione tra voce e linguaggio sembra essere ovvia, no? Invece vorrei oggi proprio problematizzare la relazione tra voce e linguaggio, che da una parte sembra ovvia, ma che, come vedremo, non lo è affatto. Che rapporto c'è tra la voce e il linguaggio? Come sapete, il luogo in cui la nostra cultura ha per eccellenza trattato il problema del linguaggio e della voce è la grammatica. E quindi noi cominceremo la nostra analisi attraverso l'esame di una categoria grammaticale che è il vocativo. Però due parole prima sulla importanza costitutiva della grammatica nella storia della filosofia e sul nesso costitutivo che unisce grammatica e filosofia. Il fatto che la grammatica sia oggi insegnata nelle scuole primarie, lungi dal testimoniare un suo ruolo secondario, dovrebbe farmi riflettere che appunto la grammatica è quella parte della filosofia che si insegna ai bambini, perché la grammatica è una parte per eccellenza della filosofia. E l'intreccio tra categorie grammaticali e categorie logico-filosofiche è così stretto, come sapete, che il programma heideggeriano di liberare la filosofia dalla grammatica e viceversa è di fatto inattuabile. E un grande linguista, Antoine Meillet, diceva giustamente che «chaque siècle a la grammaire de sa philosophie», ogni secolo ha la grammatica della sua filosofia. Io credo che però si potrebbe invertire questa affermazione e ogni secolo ha la filosofia della sua grammatica. Questo è così vero che noi sappiamo che i grammatici antichi, per esempio due grammatici importantissimi, Apollonio Discolo e Pesciano, la terminologia grammaticale è una ripresa della terminologia logica aristotelica. Questo è così ovvio. Noi perché chiamiamo sostantivo il nome? È perché questi grammatici avevano connesso il nome alla substanzia aristotelica, della tradizione aristotelica. In particolare la seconda ousia, no? Il nome corrisponde alla seconda ousia dell'organo aristotelico. E questo vale per quasi tutte, vedremo, le categorie grammaticali, no? C'è un nesso sostanziale costitutivo con la terminologia filosofica. Ecco, possiamo cioè dire che è attraverso la riflessione filosofica, che però è una riflessione anche grammaticale, scusate, che però è anche una riflessione filosofica, e i grammatici antichi dicevano che l'invenzione della grammatica risaliva a Platone ed Aristotele. Appunto, è attraverso la riflessione grammaticale che qualcosa come una lingua si è costituito. Cioè l'idea che noi, quando parliamo, stiamo usando qualcosa che chiamiamo lingua, non è affatto qualcosa di ovvio, perché nel factum loquendi non è che un flusso di suoni
indistinti, il fatto che noi invece interpretiamo come una lingua quello che facciamo quando parliamo è dovuto appunto a secoli di riflessione filosofico-grammaticale che ancora non è compiuta, perché la nostra, la riflessione sul linguaggio non è ancora, non è cessata, e la trasformazione della grammatica è tuttora in corso. E noi dovremo vedere che cos'è oggi una grammatica rispetto a come la concepiva Apollonio d'Iscolo, come la concepivano nel XIX secolo. Ecco, appunto, la lingua, ecco, un punto da cui vorrei partire, che fosse chiaro, la lingua non è un dato, è una costruzione storica. È forse il primo e il più importante fra i dispositivi costruiti dalla cultura occidentale. Ecco, però veniamo adesso a questo, a questa nostra riflessione sulla voce, ma appunto cominciamo, come vi dicevo, con l'analisi di una categoria grammaticale, il vocativo. I teorici antichi, i grammatici antichi, ma per esempio Diogene Laerzio, che riassume, come sapete, il pensiero antico sul linguaggio, definisce così il vocativo. Il vocativo, il termine qui è prosagoreitikon, ma anche c'è l'altro termine, è klesis. Allora, il vocativo è quella cosa che, se uno la dice, chiama. È quel pragma, quella prassi, quell'attività, quella cosa, no? Cosa nel senso di ieri, l'affare degli uomini. Quella cosa che, se uno la dice, chiama. Come ad esempio, o figlio glorioso di Atride, Agamennone. Ecco, il termine usato qui da Diogene Laerzio, prosagoreuo, significa chiamare, ma chiamare nei due sensi, cioè chiamare nel senso di apostrofare, rivolgere la parola, ma chiamare anche nel senso di dare un nome. Riflettete a questo doppio significato della parola chiamare. Klesis, che è uno dei nomi del vocativo, la chiamata, klesis, la chiamata in greco, è tanto l'apostrofe, l'appello, che la nominazione. Ecco, questo è importante, tenete presente quindi questo doppio significato del verbo chiamare, prosagoreo, klesis, eccetera. E anche di qui la prossimità che i grammatici antichi notano, la prossimità tra il vocativo e il nominativo, perché anche il nominativo si chiama klesis, appunto, o kletikeptosis, nominativo. Questi due sensi, questa prossimità tra i due significati del verbo chiamare, sono evidenti nella quella bellissima frase che è l'incipit di Moby Dick. L'incipit di Moby Dick, non so se lo ricordate, call me Ismael, chiamatemi Ismaele. Cosa vuol dire? Chiamatemi, cioè come vocativo, rivolgetevi a me come Ismaele, ma perché mi chiamo Ismaele? Vedete come chiamatemi Ismaele unisce perfettamente questi due significati. Io posso chiamare qualcuno, nel senso di rivolgere la parola, perché è già stato chiamato nella lingua con un nome. Ecco, allora una prima acquisizione di questa nostra inchiesta. Allora, vi è una forma del dire, una forma del parlare, il vocativo appunto, che non dice semplicemente, ma chiama. Le altre forme del discorso dicono qualcosa di qualcosa, il vocativo non dice nulla di nulla, chiama. Ecco, quindi un po' riflettiamo su questa particolare forma del dire. E voi sapete che appunto nei grammatici antichi, no, che si riferivano al latino e al greco, chiamano casi le varie forme che una parola
assume nel discorso. I termini grammaticali sono interessantissimi. Perché si chiamano casi? Ptosis in greco, perché sono delle cadute. Cadute di che e da dove? E noi siamo così abituati a questa terminologia che, vabbè, i casi, no? Da dove cadono i nomi? I grammatici antichi, poi in particolare i filosofi stoici, riflettono moltissimo su questo e dicono che nel nominativo il nominativo, questa caduta, chiamata anche la caduta retta, una specie di caduta privilegiata, cade dal pensiero nel nome. Gli altri casi, i casi obliqui, invece cadono dal nome nel discorso. Quindi, vedete questa duplice struttura, il nominativo cade dal pensiero nel nome e le altre parti, gli altri casi, cadono dal nome nel discorso in atto. Ecco, questo, capite subito che quindi i grammatici antichi e anche i filosofi antichi, non, filosofi e grammatici qui sono lo stesso, distinguevano quindi il vocativo e in fondo anche il nominativo un po' a parte dagli altri casi, e il vocativo aveva per loro un statuto molto speciale, perché addirittura dicono: ma il vocativo non è un caso come gli altri. E infatti il vocativo dove cade? Non cade nel discorso. Il vocativo ha questa particolarità, se ci riflettete, che non fa parte della struttura sintattica di una frase, ma anzi la interrompe. Il vocativo non ha nessuna marca grammaticale che lo leghi alle altre parti del discorso. Il genitivo ha una desinenza che lo lega a un nome, eccetera, eccetera. Il vocativo non è un caso perché interrompe il flusso del discorso. E per questo i grammatici, i linguisti moderni dicono addirittura, come fa un grande linguista, che è anche il più filosofo dei linguisti francesi, Guillaume, dice: il vocativo è hors langue, è fuori lingua. Il vocativo non sta nella lingua. Infatti, dove sta il vocativo? È completamente fuori dalla struttura grammaticale. Ecco, quindi un primo punto di questa nostra indagine è come se quindi nel vocativo la lingua cercasse di afferrare qualcosa che la eccede, e questo qualcosa è la chiamata. Sembrerebbe che la lingua, come noi la concepiamo, come un sistema di segni, come un discorso che dice qualcosa di qualcosa, nel vocativo afferra qualcosa che la eccede. E che è appunto hors langue, come dice Guillaume. Quindi ancora un'altra immediata deduzione. Nel vocativo quindi emerge anche alla luce qualcosa che possiamo già anticipare come col termine voce, ma non intendendo per voce però semplicemente un fatto sonoro, eccetera, eccetera, ma questa cosa che non sta, che non si sa bene dove stia nella lingua e che però emerge nel chiamare, nel vocativo appunto come caso della voce. E un'altra cosa che emerge, vorrei farmi appunto soffermarmi su questo punto, che, di cui il vocativo è un po' una spia che emerge, è anche la scissione del linguaggio in due piani distinti, no? Che è una scissione che definisce fin dall'inizio la concezione occidentale del linguaggio e di cui già gli antichi erano perfettamente coscienti. Platone ne parla come un dato ovvio, no? Ed è la scissione nel linguaggio nel piano dei nomi, onomata, e nel piano del discorso, logos. I nomi e il discorso non sono, questo è un primo dato per i grammatici antichi, non sono omogenei. No? Il linguaggio è scisso in questi due piani ed è su questa scissione che oggi cercheremo di fare i conti. Eh,
Questa scissione di cui appunto fin dall'inizio il pensiero occidentale è cosciente, nella riflessione linguistica moderna emerge con forza nell'opera di un grandissimo linguista che è Émile Benveniste. Émile Benveniste riflette su questa scissione ovvia, no? Che in fondo era già teorizzata nella distinzione di Saussure tra langue e parole, no? Abbiamo da una parte un lessico, un insieme di nomi, e dall'altra un discorso in atto. E Benveniste riflette su questa distinzione, la approfondisce e ne fa una specie di scissione, di frattura che percorre il linguaggio umano e lo divide in due piani fra i quali non c'è grammaticalmente, linguisticamente alcun passaggio. Cioè il linguaggio si presenta agli occhi di un linguista, si presenta scisso in due piani, tra i quali nella struttura grammaticale non c'è alcun passaggio. Benveniste chiama questa distinzione, che possiamo chiamare nomi, discorso, langue, parole, la chiama con due termini, semiotico e semantico. Il semiotico corrisponde al piano dei nomi, la lingua come un sistema di nomi, un sistema di segni. Che cos'è la lingua? Un sistema di segni. E poi l'altro piano invece è il semantico, è il discorso in atto, quello che io sto facendo, quello che facciamo sempre. Lui fa notare come si tratta di due elementi totalmente eterogenei. Il nome non deve essere compreso, deve essere solo riconosciuto. Voi dovete sapere che albero, in italiano si dice albero, non si dice olbero. Ma tutto qui, dovete solo sapere che quel segno esiste, non c'è da capire niente. Un discorso, come sapete, deve essere compreso, compreso, no? Man mano che si elabora. Quindi un sistema di segni, il semiotico, e un discorso in atto, il semantico, e tra i due Benveniste arriva a questa conclusione che per un linguista, se ci pensate, è un paradosso insuperabile, un assurdo. Cioè, vi leggo, il mondo del segno è chiuso, dal segno alla frase non c'è transizione, né per sintagmazione né per altro, uno iato li separa. Questo significa che dal punto di vista linguistico non è possibile parlare, cioè se si intende il parlare come passare dal piano della langue, dei segni, al piano del discorso, da un punto di vista linguistico non è inspiegabile. Sembra una, del resto è un'ovvietà, è ovvio che noi quando parliamo non è che prendiamo una serie di segni e li mettiamo insieme, no? Non è così che si parla. Ecco appunto, allora, l'interessante è che il vocativo è un po', appunto, è interessante perché mette anche lui radicalmente in questione questa scissione, perché il vocativo, se ci pensate, non appartiene né al piano del discorso, né al piano della langue, è hors langue, però anche sul piano del discorso, in cui sembra essere presente, però non ha nessun valore semantico. No, è chiaro, questo subito i linguisti l'hanno detto, non appartiene alla struttura grammaticale della lingua, però non appartiene nemmeno al discorso in atto, perché benché sia presente nel discorso in atto, però nel discorso in atto non dice nulla di nulla, non è come le altre parti del discorso un elemento semantico. Cioè, che significa il vocativo? L'abbiamo detto, il vocativo non dice nulla, chiama soltanto, non dice. Questo è, per capire bene questa veramente struttura paradossale del vocativo, dobbiamo anche fare un passo in là e capire che vocativo non è soltanto Carlo, Giovanni, Agamennone, cioè la chiamata di un soggetto fisico eventualmente presente. No? Normalmente pensiamo al vocativo come non dice nulla di nulla, però chiama un soggetto che deve essere in qualche modo presente. Questo certo è il caso, per così dire, normale del vocativo, ma non esaurisce affatto il vocativo. C'è quest'altra struttura che i grammatici non sanno bene come chiamare, e per distinguerla dal vocativo la chiamano o lirico,
che invece è un vocativo. Quando Leopardi dice «o speranze, speranze», ma questo è un vocativo, non te le fa finta che non sia un vocativo, perché non c'è una, la speranza non è lì presente, no? Quando Cicerone dice «o tempora, o mores», o Corneille fa dire a Don Diego «o rage, o désespoir», o Rimbaud dice «o saison, o château», questi sono dei vocativi, ma chi è chiamato? Chi è chiamato in questi vocativi? Che può raggiungere i casi estremi, come quando Rilke addirittura scrive «O und die Nacht». Qui non c'è nessuna persona che è chiamata, no? Che cosa chiama quindi il vocativo in ultimo? Il vocativo chiama il puro aver nome. Il vocativo chiama il fatto che qualcosa ha un nome, che sia Carlo, ma che sia anche la speranza. Capite quindi la profondità di questa categoria? Qui vediamo un parlare che non dice nulla di nulla, che chiama, ma non solo chiama un oggetto fisico, no, chiama il puro aver nome, il fatto che qualcosa sia nominato. È chiaro questo punto? Sì, tra l'altro, se qualche, adesso siete troppi, ma insomma in un seminario se uno non ha capito potete anche chiedere, perché bisogna che abbiamo capito man mano che andiamo avanti. Ecco, vabbè, allora questa prima acquisizione, allora la scissione tra semiotico e semantico, il vocativo non ha posto, quindi la mette in risalto, è una specie di terzo, sta tra di esse, e appunto non è chiaro a che cosa si riferisce. Ecco. E possiamo provvisoriamente chiamare come voce questo qualcosa, però ancora una volta, voce qui, come abbiamo chiarito con le nostre riflessioni sull'archeologia, la voce non è una specie di elemento originario che precede la scissione del linguaggio in nome e discorso. Anche qui la voce è uno scarto fra il nome e il discorso. La voce si insidia tra questa, la situiamo in questa non coincidenza tra semiotico e semantico, tra nome, scusate, discorso. Ecco, quindi nel vocativo appare una specie di terzo piano della lingua che non è né semiotico né semantico, né lessico né discorso, e in cui è in questa soglia che potremmo situare qualcosa come una voce, intesa in questo senso, non quindi l'elemento originario a cui non abbiamo accesso, ma come questo scarto, questa non coincidenza fra semiotico e semantico, fra nome e discorso. E qui veniamo un po' a parlare di Aristotele, appunto, perché il modo, abbiamo visto la riflessione grammaticale, ma poi un passo ulteriore, cioè, che ha determinato il modo in cui l'Occidente ha guardato al problema del discorso e del rapporto in particolare tra il linguaggio e la voce, è il Peri Hermeneias di Aristotele. All'inizio di questo trattato, non so se lo ricordate, è un trattato importantissimo, Aristotele interpreta quello che gli uomini fanno quando parlano come un processo che implica vari elementi, qualcosa che chiama ciò che è nella voce, non la voce ma ciò che è nella voce, ta entefone, le affezioni dell'anima, le cose. E poi un quarto elemento. Vi leggo rapidamente questa frase che è importantissima, bisognerebbe starci sopra per ore. Ciò che è nella voce, ta entefone, non la voce, qualcosa che è nella voce, è simbolo delle affezioni dell'anima, i patemi dell'anima, le affezioni dell'anima, e ciò che è scritto, i grafomena, è simbolo di ciò che è nella voce. E come le lettere non sono le stesse per tutti, così nemmeno le voci. Ciò invece di cui queste, può riferirsi tanto alle voci che alle lettere, sono innanzitutto segni, cioè le affezioni dell'anima, sono le stesse per tutti. E le cose di cui queste sono immagini, somiglianza, sono le stesse. Un passo su cui si potrebbe stare per ore, ma intanto fissiamo un punto. Cioè Aristotele, come vi ho detto, qui interpreta
il linguaggio, quello che noi facciamo quando parliamo, come un processo che si svolge, un rapporto di interpretazione, di ermeneia, di interpretazione, che si svolge fra tre elementi innanzitutto, ciò che sta nella voce, queste voci, le affezioni dell'anima, i concetti, e le cose. È chiaro come in fondo noi pensiamo, è ancora il nostro modo di pensare il linguaggio è qualcosa che sta nella voce, qualcosa che sta dentro di noi, nella mente, e qualcosa che sono gli oggetti. Però introduce, perché introduce un quarto elemento, i grammata, le lettere, ciò che è scritto? È curioso, cioè sembrerebbe che la spiegazione è sufficiente, il linguaggio è un rapporto tra la voce, i concetti e le cose. Però invece viene introdotto un quarto elemento, i grammata. E come i commentatori medievali avevano intuito, se si concepisce appunto il linguaggio come questo processo fra questi tre elementi che abbiamo visto, che si interpretano a vicenda, ciò che la voce è segno di ciò che è l'anima, l'anima è segno di ciò che è nelle cose, quindi queste cose si interpretano a vicenda, però appunto alla fine è necessario un quarto interprete che interpreti anche le voci, ciò che è nella voce. E questo che interpreta ciò che è nella voce, Aristotele lo chiama le lettere, i grammata. Un'altra domanda importante che già i commentatori antichi si fanno è perché Aristotele appunto scrive non le voci fonai ma ta ente fonè, ciò che è nella voce. Ecco, questo è appunto un punto molto importante su cui adesso cerchiamo di riflettere, no? Non le voci ma ciò che è nella voce. E ciò che è nella voce, abbiamo appunto visto, è questo quarto interprete, il gramma, la lettera. E perché però sta nella voce? Potrebbe essere un segno esterno alla voce. Invece Aristotele dice che sta nella voce. E infatti poi tutta la riflessione aristotelica sul linguaggio si fonda proprio su questo punto, cioè il fatto che la lettera non è semplicemente un segno di ciò che è nella voce, ma è appunto qualcosa che sta nella voce. È un elemento, stoicheion, uno dei termini per dire lettere in greco, no? È un elemento della voce. E così appunto leggiamo, per esempio, nella Poetica, Aristotele scrive, la lettera è una voce indefinibile, indivisibile, quindi è un elemento indivisibile della voce, una struttura, l'atomo è un atomo di voce, è una voce indivisibile. E non una voce qualsiasi, ma ciò attraverso cui una voce diventa intellegibile. Quindi la lettera è qualcosa che sta nella voce e la rende intellegibile. Con un vocabolo che avrà una fortuna enorme, che noi ancora usiamo, come sempre noi usiamo tutte le parole importanti senza assolutamente capire che cosa significano. Aristotele chiama questa iscrizione delle lettere nella voce, la definisce articolazione di artrosis. E da allora noi ripetiamo che il linguaggio umano è una voce articolata. Come se questo significasse, che significa che il linguaggio umano è una voce articolata? Ecco, articolazione significa questa iscrizione di questo quarto interprete, il gramma, nella voce. La voce è articolata perché in realtà contiene al suo interno questo elemento che la rende intellegibile e che è una specie di voce, di atomo di voce, diciamo, la struttura elementare della voce. E per questo appunto poi da sempre i grammatici antichi, come sempre partendo da Aristotele, definiranno il linguaggio come fonè enartros, voce articolata, e distingueranno quindi la fonè enartros, la voce articolata degli uomini che contiene le lettere, dalla voce non articolata o confusa che è quella degli animali.
il nitrito dei cavalli, l'abbaiare dei cani, eccetera, eccetera. No? Ecco. Sono voci, sono, gli antichi sanno benissimo che sono voci come le nostre, però sono voci non articolate, che non contengono questo elemento che le rende intelligibili. Tra l'altro questo è anche un po' il momento di fare una piccola digressione per misurare l'inadeguatezza della critica alla metafisica che Derrida svolge nella grammatologia. Se avete letto questo libro saprete appunto che l'idea di Derrida è appunto che la filosofia occidentale si fonda su un primato della voce. Mette la voce in posizione primordiale e intende la scrittura come un elemento secondario. E tutto, come sapete, il pensiero di Derrida rovescia questa gerarchia. Non vi è all'inizio una voce, non esiste una voce come presenza pura, eccetera. Esiste appunto una écriture, esistono i grammata. E con questo lui pensava di aver appunto trovato proprio l'elemento critico della metafisica. La metafisica si fonda su un primato della voce, questo primato della voce è falso, eccetera, eccetera. Ecco, appunto, questa è una cosa totalmente inadeguata, nel senso che se quello che vi ho detto, che è scritto nel Ermeneias di Aristotele, è vero, ed è così, la metafisica aristotelica si fonda già su un primato del gramma. Il gramma è l'elemento iscritto, ta entefone, ciò che è nella voce e che la rende intelligibile. Quindi non c'è nessun primato di una voce non grammatizzata, non c'è nessun primato nella filosofia occidentale. No? La metafisica coincide fin dall'inizio con questo primato, questa posizione primordiale dei grammata nella voce, questa iscrizione dei grammata nella voce. Quindi la metafisica è già sempre una grammatologia e quindi l'idea che la grammatologia costituisca una critica del punto fondamentale della metafisica è inesatta. Ecco, riflettiamo ancora un po' su questo fatto della scrittura, di questo primato del gramma nella nostra cultura. L'ultimo corso di Benveniste al Collège de France era dedicato proprio a una riflessione sulla scrittura. E qui Benveniste critica l'idea scontata che la lingua sarebbe qualcosa di indipendente dalla scrittura, che è qualcosa che poi interviene a un certo punto, è semplicemente un segno della parola, un segno della... E invece rovescia questa idea e dice che soltanto attraverso la scrittura qualcosa come una lingua, come sistema di segni, ha potuto costituirsi. La relazione tra grafia e fonia, scrive Benveniste, non è quella di un segno a un significato, ma è qualcosa che implica una trasformazione, una sostituzione che sposta da un sistema di segni, sposta tutta, diciamo, la concezione del linguaggio da un sistema di sensi a un altro sistema di sensi, cioè dalla voce all'orecchio, cioè che si passa quindi dall'orecchio allo sguardo, cioè quindi il linguaggio attraverso la scrittura viene spostato dal sistema voce-orecchio a quella bocca-occhio. No, c'è una trasformazione proprio del sistema di senso, cioè la lingua viene spostata da un sistema sensoriale a un altro. Quindi non è semplicemente una scrittura, un assegno del discorso, no? È spostare la nostra esperienza del linguaggio da un piano sensoriale, voce-orecchio, a quella mano-occhio, scusate, non bocca-occhio, mano-occhio, no? Voce-orecchio, mano-occhio. E attraverso questo spostamento la nostra concezione del linguaggio cambia completamente, perché per la prima volta, dislocando il linguaggio dall'orecchio all'occhio, noi possiamo, per così dire, leggere la voce, vedere la voce,
Noi la vediamo, vediamo ta entefone e lì leggiamo. Sapete che legen significa in origine raccogliere, no? Noi possiamo raccogliere questi elementi nella voce grazie a questo spostamento. Quindi Benvenista ha ragione, dice appunto questo atto è un momento fondativo nella storia dell'Occidente, perché ha fondato nell'Occidente la possibilità di vedere la lingua, ciò che fanno e parlano, come qualcosa, un oggetto che può essere visto da fuori, letto, e quindi si trasforma ovviamente in un enorme strumento di potenza, proprio perché così è stato separato, spostandolo dalla voce all'orecchio che non possiamo maneggiare, dominare, spostandolo da un sistema sensoriale in cui invece noi possiamo poi oggettivare e guardare l'Egein, il linguaggio diventa, da qualcosa che non possiamo afferrare, uno strumento potentissimo di conoscenza, no? Ecco, quindi vedete appunto allora l'importanza di questo elemento grammaticale, di questi grammata. Ecco, però, allora, se cerchiamo però di, a questo punto, il problema sarebbe, le cose stanno così, cerchiamo allora di capire dove sono i grammata, dove cerchiamo di capire, di afferrare questo elemento, visto che ha un ruolo così fondamentale. E visto che è, come dire, l'operatore dell'articolazione della lingua e anche l'operatore che trasforma la lingua in qualcosa che possiamo afferrare, dominare. Ecco, però se possiamo cercare poi di afferrare dove sono questi quanta di significazione, questi grammata, queste voci indivisibili che rendono significante la voce, e scrivibile la voce, significante e scrivibile, e vediamo che appunto è afferrarli è estremamente difficile. Molto rapidamente vi riassumo un po' quello che sono stati i tentativi della scienza del linguaggio di afferrare i grammata. All'inizio questo ha dato vita a una scienza, a una disciplina che si chiama la fonetica, che si sviluppa appunto nel XIX secolo, raggiunge il suo massimo sviluppo. Già gli antichi facevano delle classificazioni dei suoni della lingua, del discorso, però invece nella fonetica nel XIX secolo raggiunge uno statuto linguistico. Come si definiscono, in che modo la fonetica cerca di afferrare questi elementi della lingua? Cerca di afferrarli attraverso, studiando il loro punto di articolazione. E quindi gli elementi della lingua vengono distinti, come forse sapete, in labiali, dentali, nasali, palatali, labiovelari, laringali. Questa classificazione degli elementi della lingua secondo il loro punto di articolazione diventa così precisa, così implacabile, che una volta un fonetista, che era anche un medico, ha detto: ma se uno veramente pronunciasse quella tale labiale come c'è scritto nei manuali di fonetica, morirebbe soffocato. Ecco, tutto questo edificio mirabile, che ha raggiunto proprio una minuzia, una struttura, una capacità di analisi mostruosa, crollò di colpo quando gli studi di neurolinguistica e di psichiatria mostrarono che un parlante che per esempio aveva ricevuto una lesione, per cui non poteva articolare per esempio la lettera P nel modo descritto, riusciva a articolare la lettera P in un altro modo. Quindi tutto quell'edificio crollò, perché si dimostrò che i suoni della lingua non devono essere necessariamente articolati in quel modo, ma l'uomo ha la capacità di articolarli e renderli, e gli agenti li capisce, renderli comprensibili anche in altro modo. Quindi questo edificio crollò, non esiste più, la fonetica non esiste più. La fonetica, scusate, articolatoria. Allora appunto la fonetica a questo punto si trasforma invece e diventa un'analisi acustica, si sposta dai luoghi dell'articolazione, labiali, palatali, velari, eccetera, a un'analisi acustica, no? Si sviluppa nel XIX secolo, l'acustica raggiunge un grande sviluppo e quindi i fonetisti sono in grado di analizzare la struttura sonora, di cercare di fissare e di analizzare la struttura sonora di questi elementi, i grammata.
Però qui è successo anche qui un problema. Già Saussure aveva detto, aveva osservato, che se uno veramente cercasse di afferrare con attenzione mentre uno sta pronunciando la sequenza F-A-L, fal, 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 se uno guarda bene non riesce assolutamente a capire dove la F cessa e si passa alla A e dove la A cessa e si passa alla L. In realtà questo flusso è inanalizzabile. E questa fu un po' una cosa profetica, perché appunto poi nel 1933 un grande fonetista che si chiamava Paul Manzarat riuscì a fare un film che insieme visivo e delle onde sonore, e dimostrò che sul piano acustico non si può assolutamente distinguere quando comincia la F e finisce la, quando finisce la F e comincia la A, cioè che quando noi parliamo questa, noi non siamo in grado acusticamente di distinguere i singoli suoni. Abbiamo un flusso continuo e non possiamo iscrivere una cesura in questo flusso. Allora, ulteriore trasformazione, e allora anche la fonologia acustica entrò in crisi e appare con Trubetskoy quella scienza che si chiama la fonologia, che ha cambiato completamente i fatti. Con Trubetskoy, con la fonologia, gli studiosi cessano, i linguisti cessano di cercare di cogliere i suoni della parola, questi suoni, no? Sia nel loro modo di articolazione, sia nella struttura acustica, e invece si spostano dai suoni della parola ai suoni della lingua. Il che, se ci pensate, è un paradosso, perché la lingua per definizione non ha suoni. No, è nella parola che ci sono dei suoni. La langue, cioè il semiotico, non ha suoni. E però appunto la grande novità di questa scienza è, allora noi rinunciamo a analizzare acusticamente o articolariamente i suoni della parola e cerchiamo di capire che cosa c'è nella langue per cui noi capiamo. Questo elemento, ancora una volta atomico, inafferrabile, che ci rende intelligibile la lingua, viene chiamato fonema da allora. E però appunto per Trubetskoy è chiaro che questo fonema noi non lo possiamo localizzare in un punto. C'è perché noi lo in realtà intendiamo. E l'analisi dei fonemi è molto sottile e mostra che è un sistema di differenze puro, cioè noi ascoltando una parola percepiamo una serie di differenze atomiche, minuscole, che ci permettono di identificare dei fonemi che però non possiamo mai situare in un certo posto. Per questo un grande linguista, che era Breal, fece un gioco di parole, disse: la fonologia è l'assassinio della voce, perché appunto la voce scompare. Phonos in greco significa sia suono che omicidio, assassinio, e quindi lui fece questo gioco: la fonologia è l'assassinio della voce. È chiaro questo punto, appunto, se noi cerchiamo di afferrare questo. Abbiamo fatto una breve storia dei gramma, da Aristotele a Trubetskoy. Ecco, se cerchiamo di afferrare dov'è questo elemento che rende, che articolando la voce la rende intelligibile, è impossibile situarlo. Scherzando, Jacobson dice: è un elemento metafisico, lo lasciamo ai filosofi. Purtroppo invece i filosofi non se ne sono occupati. E però allora capiamo anche adesso, possiamo finalmente capire il senso profondo di questa frase di Aristotele, di questo sintagma di Aristotele, ta ente fonè, ciò che è nella voce. Lì proprio in questa definendo in questo modo, come dire, la struttura che rende il linguaggio intelligibile come qualcosa che è nella voce e che chiama grammata, ma che abbiamo visto è qualcosa di impossibile da identificare, da localizzare. E appunto Aristotele appunto veramente ha iscritto nella nostra comprensione del linguaggio questa, a un tempo, questa capacità di afferrarlo e questa, nello stesso tempo, questa impossibilità di veramente afferrarlo.
Però in questo modo appunto è stato costruito questo concetto di lingua, no? Quindi questo, diciamo, è la prima posta in gioco in questa operazione aristotelica. Però secondo me in questa frase ta entefone, oltre a esserci questa situazione del gramma, di ciò che rende intelligibile la lingua nella voce, oltre a questo c'è anche un'altra cosa, secondo me ancora più importante, è che se ci pensate bene, in questo modo non soltanto scrivendo il gramma nella voce, la voce viene resa significante, quindi costituita come il linguaggio, un logos che distingue il logos umano dal logos degli animali, ma anche situando il linguaggio in una fonè, Aristotele in fondo non solo articola il linguaggio, la voce, ma articola il vivente e il parlante. Perché se questa cosa si situa però nella fonè, no? Aristotele in fondo articola anche, situa insomma questo elemento nel passaggio tra l'animale e l'umano, no? Quindi nel problema della voce non è soltanto in gioco la possibilità di afferrare che cosa articola la voce e la rende significante, ma in gioco anche la possibilità di afferrare la natura umana, cioè il rapporto tra la fonè animale e la voce umana, il logos umano. Come voi sapete, noi nel corpo di un essere umano da nessuna parte possiamo fissare un passaggio tra l'animale e l'umano, tra il semplicemente vivente e l'umano. Da nessuna parte nel nostro corpo noi possiamo situarlo. Nella voce invece questo passaggio è avvenuto, cioè nella voce è avvenuto qualcosa per cui la fonè confusa degli animali è diventata fonè enartros. Quindi nella voce quindi è avvenuto questo doppio evento fondamentale per la cultura occidentale: rendere significante la voce, ma anche attuare un'articolazione tra il vivente e il parlante. Quindi capite bene che quindi nel problema della voce è il luogo in cui si pone anche il problema della natura umana. Ogni indagine sulla natura umana non può prescindere da un'indagine sulla voce, sul passaggio tra fonè e logos. Di recente un gruppo di studiosi dell'MIT ha avanzato l'ipotesi secondo cui il linguaggio umano sarebbe formato dall'unione di due elementi che nel mondo animale sono distinti. Un elemento puramente espressivo, come il canto degli uccelli per esempio, e un elemento appunto lessicale, come secondo questi studiosi nei primati troviamo primi elementi di un elemento, diciamo, lessicale, della capacità di collegare un suono con un oggetto del mondo esterno. Ecco, quindi diciamo il linguaggio umano risulterebbe dall'unione dei due elementi che sono separati nel linguaggio animale, cioè il momento espressivo come il canto degli uccelli e il momento significante che in alcuni primati secondo loro è presente. Ecco, appunto, io radicalizzerei ancora questa dualità, e che in fondo corrisponde a quella di semiotico e semantico in Benveniste. E appunto ricorderei che se questo è vero, però anche qui tra i due elementi non c'è un passaggio, sono incomunicanti. E quindi, diciamo, costruendo in questo modo, cercando in questo modo, di articolando la voce in questo modo, definendo se stesso come il vivente che ha il logos, l'uomo a suo tempo si è affidato a qualcosa, affidato alla sua definizione a qualcosa che però risulta inafferrabile. Cioè questa articolazione, ancora una volta, in cui è in gioco il divenire umano dell'essere dell'uomo, questo passaggio, appunto, ancora una volta, è inafferrabile. Questo significa ancora che
l'uomo in certo senso, definendosi in questo modo attraverso il linguaggio così inteso come luogo di questa doppia articolazione, l'uomo è il vivente che in un certo senso ha scisso la sua natura in due frammenti insieme strettamente articolati e però irriducibilmente eterogenei. La lingua è da una parte una costruzione oggettiva che gli uomini hanno separato fuori di sé e che si trasmettono non endosomaticamente ma esosomaticamente, culturalmente, e quindi devono, come dire, la lingua è qualcosa che può essere afferrato soltanto storicamente. D'altra parte questa lingua storica non può essere afferrata se non c'è una voce che gli dia luogo, che la incarni, per così dire. E quindi se la natura umana è così difficile da afferrare, cioè proprio perché essa ha la forma di un'articolazione tra due elementi eterogenei, la cui relazione è altrettanto problematica di quella che abbiamo visto correre tra la fonè e il logos. E appunto, si tratta appunto, il problema è appunto che quindi in un certo senso l'uomo è un essere che può accedere alla sua natura solo attraverso un'operazione storica. Se l'uomo si definisce attraverso il linguaggio, quindi l'uomo è un vivente che può accedere alla sua natura solo attraverso un elemento che è storico. E qui ancora una volta torniamo al nostro problema dell'antropogenesi, visto che in fondo è proprio l'antropogenesi che è in gioco in questa articolazione. Questo significa appunto ancora una volta che l'antropogenesi, il diventare umano del primate uomo, non è un evento che si è compiuto una volta per tutto in un certo momento, no? Ma è un evento sempre in corso. L'uomo non cessa di diventare umano e non cessa di restare inumano, non animale, no? L'antropogenesi non è un evento, è un processo storico sempre in corso, no? Per questo noi siamo ancora continuamente animali e continuamente in atto di diventare umani e di mancare, questo è evidente, noi non facciamo che mancare il nostro diventare umani. E tutto questo appunto prende la forma di un processo storico tuttora in corso, in cui sono coinvolte di volta in volta filosofia, grammatica, logica, psicologia, cibernetica, informatica, perché appunto se il diventare umano degli uomini è ancora in corso, così anche il linguaggio in cui questo evento si compie, questo diventare umani ha luogo, anch'esso è un processo tuttora in corso e che non cessa di diventare se stesso, cioè anche il linguaggio umano non è mai veramente linguaggio. Resta sempre ancora voce e tuttavia non cessa di diventare linguaggio. E questo significa anche che, e questa è la conclusione su cui vorrei fermarvi, è che il problema della voce, se in esso è in questione, come abbiamo visto, una definizione della natura umana, è un problema essenzialmente politico. Perché politico? Perché ne va ogni volta ne va della decisione tra ciò che è umano e ciò che non è umano. Se l'antropogenesi è sempre in corso e l'uomo non cessa di diventare umano, si capisce perché nella politica, nella forma della biopolitica, della modernità, è in questione proprio decidere ciò che è umano e ciò che non è umano, e alcuni uomini non sono umani e altri sono umani. Come la vita naturale dell'uomo viene ogni volta inclusa nella politica attraverso la sua esclusione, no? Questa struttura che ho cercato di mettere in luce in Homo Sacer, no? La vita naturale dell'uomo è inclusa attraverso la sua esclusione nella forma della nuda vita, è inclusa nella politica attraverso la sua esclusione nella forma della nuda vita. Allo stesso modo, in qualche modo, il linguaggio umano si fonda attraverso un processo di inclusione-esclusione della voce nel logos. Ed è per
questo che la natura umana, a cui noi abbiamo accesso solo attraverso questa complessa operazione storica, resta inafferrabile, così come le lingue necessariamente restano un elemento come è, continuamente in atto di nascere, trasformarsi e morire, ed è appunto per questo che la lingua non potrà mai assumere la forma fissa e astorica di una grammatica. Mi fermo qui. La riflessione sulla lingua non è conclusa, certo. La linguistica nel senso positivista può anche giungere a un limite, magari può studiare i cambiamenti, le novità nella lingua, ma in un certo senso può anche arrivare a un limite, mentre la riflessione filosofica no. Ogni epoca deve fare una sua nuova filosofia della grammatica. Sì, è una sua nuova grammatica, appunto. Non è detto che quello che noi oggi chiamiamo lingua non sia esso stesso trasformato attraverso le nostre processi di informatica digitale, per questo ho evocato, cioè la riflessione sulla lingua è sempre in corso ed è sempre in atto di trasformare la lingua. Cioè, quindi la grammatica come noi la si è fissata, mettiamo, nel XIX secolo, è chiaro che ci sono tanti segni per cui oggi ci appare inadeguata, perché noi stiamo continuando a operare e riflettere sulla lingua e trasformandola. Noi tutti abbiamo studiato la grammatica a scuola, ognuno nella sua propria lingua, voi nell'italiano, nel mio caso.